Ciao a tutti, ben ritrovati nel canale Slot Svelate. Vi ricordo che il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Sempre meglio non giocare e guardare solo i video riservato a un pubblico maggiorenne. Ciao a tutti amici, buona serata a tutti. Siamo lunedì sera. Allora, buona settimana a tutti quanti gli amici del canale. Vediamo la Zeus Glory. Quindi questo gioco che già si conosceva con un'altra scheda, questa è una scheda nuova, la Big Box, tra virgolette, della PSMC Tech. Quindi ho per pieno, in questo caso i soldi vanno sotto. Proviamo qualche tiro a bet 50. Zeus Glory. La spada d'oro. Ben ritrovati a tutti, dicevo, nel canale di Slot Svelate. Intanto saluto a tutti, vecchi e nuovi iscritti. Saluto a Vito da Caserta. Ciao Vito. Mattia da Pavia. Ciao Mattia. Mattia da Siracusa. Ciao Mattia. Bene, se dimentico qualcuno per i saluti, potete comunque scriverlo nei commenti. Questa slot non ha lo stallo, ovviamente. Abbiamo cambiato circa una sessantina d'euro. Vediamo un po' come si comporta, appunto, perché la cosa fondamentale di questa slot è appunto ricevere gli scatter e le varie funzioni, in modo che ci fa capire che sta bene, che è in gioco per tentare la spada d'oro. Vediamo un po' se va. Tre scatole, vediamo un po' come va. Punteggio. Deve uscire la spada nei dischi dove appunto si clicca. Se esce quella, c'è l'altra funzione, ovviamente più importante. Ogni tanto vi do qualche nuova slot rifatta, questo tipo di slot, perché questa qui era al 75% anni fa, adesso è stata rifatta al 65%, ovviamente. Volevo ricordare sempre per chi mi ha chiesto per quanto riguarda i siti online con regolare licenza ADM, quindi siti appunto regolari, io vi consiglio sempre di non giocare, questo è chiaro, però per chi proprio vuole tentare vi ho inserito un link sotto i video, un comparatore, dove troverete i vari siti legali con regolare licenza ADM. Un'altra funzione, vediamo un po'. 5 free spin. Proviamo ad alzare il bet a 1 euro. Qui c'è anche la funzione della bilancia. Ci sono le due metà della bilancia che, se si uniscono, appunto darà un premio. Il bet anche uno è sufficiente, diciamo, per
anche se non influisce in questo gioco effettivamente. Sempre a 1 euro. Sì, qui dimostriamo un po' una partita integrale anche per vedere il gioco. Per essere aggiornati dei video potete cliccare sulla campanellina e iscrivervi al canale. E se volete mettete like per lo sforzo economico, sempre da parte mia. Sono sempre comunque soldi miei per quanto riguarda questi video. Ovviamente sì, io ho un ritorno con le pubblicità, però alla fine insomma ci posso anche rimettere spesso e volentieri. Per quanto riguarda chi è che mi ha scritto il canale che è stato oscurato, il mio canale, come altri canali di slot, però possiamo pubblicare ugualmente su YouTube, se digitate nella barra di ricerca slot svelate i video comunque li potete vedere ugualmente, però per l'estero non c'è questo tipo di problema, solo in Italia c'è questo tipo di problema qui. Ah sì, sì, va bene, certo. Passo io dopo. Okay. Perché mi serve il video quello della sì, 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 no. Ci sono sempre, come sapete, in vari posti. Quando si gioca sempre ovviamente sciacalli e avvoltoi, no? E bisogna fare attenzione perché appunto ormai questi sciacalli e avvoltoi sono famosi in tutti i posti di slot, sale, bar, tabaccai. Però ormai con questo slot qua c'è poco da curare, da fare, perché tante volte uno inserisce 300-400 euro, arriva lo sciacallo e perde pure lui. Vediamo un'altra funzione, fa giocare, devo dire, fino adesso questa slot. $10,50. Ritorniamo a Bet1. Bisogna fare attenzione, cari amici, sempre a questi giochi. Ovviamente se dovessi vincere in questa sessione, vi ricordo sempre che nel lungo periodo al gioco si perde, ma in tutti i giochi, questo è chiaro, gratta e vinci, lotto, 10 e lotto, scommesse, quello che insomma chi ne più ne ha più ne metta. Per cui il gioco deve essere uno svago, un divertimento. Se poi si vince bene, però se si gioca in modo compulsivo non va bene, perché si torna a casa poi sempre senza soldi. E queste slot soprattutto non sono dei bancomat. Ovviamente anch'io ho perso tanti soldi in passato, non è che io sono stato un vincente. Oggi mi posso difendere perché psicologicamente sto bene rispetto a prima, ma sono stato comunque un giocatore ludopatico, questo è chiaro. Cioè chi gioca a queste slot e ha la conoscenza ovviamente deve fare determinati passaggi. Poi ovviamente abbiamo il giocatore sociale, che è quello che non si rovina, magari si gioca a 10 euro il resto del caffè, oppure si fa la partita che
non comporta problemi familiari a livello economico e può benissimo anche divertirsi. Cioè noi dobbiamo cercare di ottenere un livello di gioco e così, cioè senza rovinarsi, perché stare lì ore e ore attaccati a una slot vi distrugge, a parte economicamente ma anche psicologicamente. Cioè io sinceramente dopo un po' mi comincio a stufare e quindi niente, faccio altro, cercare di fare altre cose, cercare di che ne so, andate a mangiare fuori piuttosto, con la famiglia, avere una forte motivazione verso la famiglia, verso cose che voi tenete. Ovviamente io parlo sempre per la mia esperienza, poi ognuno farà quello che vuole. Per adesso ci ha portato, diciamo, sui 20-24 euro. Niente di importante. Jolly e cavalli. Ci vogliono i 5 scatole, andiamo a 1 euro. Questa qui può dare, diciamo, il bonus, a parte con la spada d'oro, se dovesse uscire, ma anche con i 5 barboni, i 5 Zeus lì, che magari ve li ripete più volte. Qui a Milano è un disastro, cari amici, continua a piovere purtroppo. Volevo chiedervi se qualcuno a Milano e nelle zone limitrofe sa dove trovare la Robin Hood, il gioco di Robin Hood. Siccome nelle mie zone io questa slot qui non la trovo più, se qualcuno per caso la trova me lo faccia sapere per fare il video. Se volete lasciare il video a lui, sono i vostri. Quindi vediamo un attimino se per caso trovate questo tipo di, insomma, la Robin Hood, ecco, perché me l'hanno chiesta più volte e andando giù verso il centro sud, al sud, dicono che ce ne sono parecchie. Però io qua a Milano, nelle zone, nei dintorni, non riesco a trovare questa Robin Hood. I soldi vanno giù, ma qui non influisce neanche quello. Vediamo se ci dà sta spada. Cambiamo sempre 5 euro. Lì dove schiacciate, schiacciate, non cambia nulla, ve lo dà. Se la spada c'è, ve la dà ugualmente. Ma neanche la bilancia è uscita. Proviamo a 1, ok. Filari interi insignificanti, ve ne avevo. Vediamo se succede qualcosa. Vai dove vai ad andare, vai. 20 euro, il ventello. Andiamo sempre.
Adesso proviamo a bet 2, anche per dimostrare un po' il bet di questa slot, vediamo se cambia qualcosa. Magari ci dà la bilancia, magari. Sempre a bet 2. Guardate la bilancia, è uscita all'incontrario. Piccolo stallo sui 30 euro adesso. Azzerati, ripartiamo. Sì, già un cinquantello l'abbiamo messo, comunque. Zeus Glory. Volevo vedere una bilancia, qualcosa, ma una spada. Sono tante ovviamente le richieste che mi fanno delle slot, però ovviamente non riesco subito ad accontentare tutti. Appena possibile cercherò di farlo, ma sono veramente tantissime. Andiamo avanti, facciamo dei tiri adesso a un euro per vedere se ha intenzione di partire qualcosa, vediamo un po'. Però alla fine non cambia nulla, ma è giusto per fare dei tentativi. In genere quando sta bene questa slot vi dà i 5 bonus. Cioè, tra virgolette, sta bene, cioè si può attendere magari un pagamento abbastanza valido. Andiamo ancora a 50. Poi un euro. Neanche la bilancia. Abbiamo visto. Allora io direi di provare ancora un ventello. Cari amici, ancora un 20 euro per dimostrare un po', perché diciamo sarebbe da abbandonare come gira questa slot. Però cambiamo ancora 20 e poi se non dovesse pagare dobbiamo comunque abbandonare, anche perché voglio dire insomma non vale la pena, sono slot che devono partire di solito con quei 20-30 euro, perché sennò altrimenti non vale più la pena rispetto a prima, perché le percentuali di oggi come sapete fanno veramente pena. Ripartiamo.
a 1 euro. Di solito quando appunto parte bene si vedono i primi due bonus sui primi due rulli, sui primi due, uno e secondo, dai i due bonus e parte con i 4-5 bonus. Ci fa fare ovviamente più di un tentativo nel gioco per tentare la spada. Andiamo sempre avanti a 1 euro, ci ho riportato la 30. A 2, andiamo avanti, è arrivata la bilancia, dai, vediamo il nostro peso d'oro, forza ragazzi. €30, bene, direi bene, diciamo, perché di solito può dare anche 20-23, si blocca. Andiamo avanti, ci sta pagando, andiamo avanti. Allora questa qui non ha stallo e potrebbe azzerarsi. Adesso la cosa da fare è metterla a bet 1. Vediamo come si muove, perché già il fatto che è salita un po' può essere che si può sbloccare qualcosa, perché sennò quando poi è super negativa sta sotto i 20-30 euro. Andiamo sempre avanti. Se ci desse adesso subito i bonus sarebbe buono, perché possiamo sperare nella maxi win. Il jolly. Ora va bene, 2 euro proprio. Di solito diciamo la bilancia da 30 non è un segnale brutto, però dobbiamo solo attendere. La cosa fondamentale sono appunto gli scatter, i bonus. Time out. €62, diciamo che almeno abbiamo limitato i danni, perché avevamo inserito comunque un 70 e passa euro e va bene. Adesso vediamo qualche euro, se non sale subito l'abbandoniamo
ci mettiamo 10 euro. E lì se ci dava veramente gli scatter si poteva dire che eravamo quasi alla maxi win. Comunque partita diciamo anche piacevole, dal senso, dal punto di vista anche di intrattenimento. Vediamo, 10 euro, sì, proviamo ancora uno. Bilancia lì il contrario. Mangiati. Ultimi due amici. Bene amici, io direi che la partita ce la siamo fatti, ci siamo divertiti in questa sessione di gioco con questa slot Zeus Glory. E allora mi raccomando, sempre attenzione con il gioco. Ci aggiorniamo poi al prossimo video sul canale Slot Svelate. Vi auguro una buona continuazione, buona serata, buonanotte a tutti da Angelo. Ciao, grazie.